Buona qualcosa, Pasquetta, sì, perché sono le 00:07 del lunedì dell'angelo, quindi buona Pasquetta. Vi ho fatto il regalo di Pasqua della Sola. Vi regalo un gioiellino per Pasquetta. Come vedete, ho tolto le cose, ho cominciato a togliere tutte le medicazioni. Sono bionica, guarisco alla velocità della luce, non è vero? Tutta piena di... Vabbè, ma non è di questo che dobbiamo parlare, bensì del regalino di Pasquetta, ossia del racconto lungo o romanzo breve di Stephen King con Richard Cheeseman, intitolato La scatola del bottone di Gwendy, Sperling e Kupfer Editori, 240 pagine. 12,51 € il formato cartaceo, 9,99 il formato elettronico. Dati presi dal sito Amazon. La storia è ambientata in quel di Castle Rock, cittadina, teatro di molti romanzi e racconti di King. Ebbene, qui vive Gwendy, questa ragazzina con questo nome particolare, che lei spiega appunto essere stato un compromesso. Il padre la voleva chiamare Gwendolyn, la madre Wendy, come personaggio di Peter Pan, e hanno fatto questo accrocchio. È diventata Wendy, che non è neanche male come nome. E comunque sia, questa ragazzina di 12 anni, da notare, il racconto si snoda su 10 anni, dal 1974 al 1984. Ebbene, Wendy all'inizio della vicenda ha una ragazzina di 12 anni, appunto, un po' cicciottella, soffice, e i bulli della scuola l'hanno presa di mira e l'hanno soprannominata Goodyear. Come sapete che è la terza volta che registro questo video e a questo punto mi incisto perché non mi viene mai in mente di dire dirigibile. Ecco, come il dirigibile. Quindi le dicono sempre frasi tipo "Ehi, Goodyear, che vista hai da lassù?" e cose di questo genere. Aspettate quanto sono bastardi, no? Ebbene, questa ragazzina decide che durante le vacanze estive si dedicherà con tenacia alla perdita di peso e come scelta ha quella di salire ogni giorno di corsa quella che si chiama la scala dei suicidi, ossia una scala metallica agganciata al promontorio di Castle Rock che finisce su una piattaforma sopraelevata dove ci sono dei giardini e delle panchine. E lei tutti i giorni, malgrado il caldo e tutto, si lancia in questa corsa e sale, 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 finché arriva in cima, esausta, sempre col viso congestionato, sudata, affannata, ma sempre più soddisfatta. Ebbene, una mattina, alla fine della sua ennesima risalita per la scala dei suicidi, trova seduto su una panchina uno strano individuo. Malgrado sia agosto e faccia caldo, questo signore, questo giovane signore dagli occhi azzurri, indossa un lungo pastrano nero ed un cappello nero. Lei sa che non si deve dare confidenza agli sconosciuti, eppure la capacità di affascinazione di questo personaggio, che si presenterà come Mr. Ferris, farà sì che i due inizieranno a parlare. E lui le dirà che la sta osservando da molto tempo. E che di conseguenza sa che lei tutti i giorni compie questo percorso perché vuole perdere peso, perché a scuola la chiamano Goodyear. Ebbene, vista la costanza del suo impegno in questo suo volersi migliorare, ha deciso di farle un regalo e lei, anche se obietta, non si accettano regali dagli sconosciuti, viene subito azzettita dicendo: "Ma noi adesso ci conosciamo, ti ho detto che so molte cose di te, ci siamo presentati e questo è il mio regalo." E le porge una scatola di mogano. Questa scatola ha 8 bottoni, 6 accoppiati a due, uno giallo, uno arancione, uno azzurro chiaro, uno blu, uno verde chiaro, uno verde scuro. E poi ci sono 2 bottoni all'estremità, uno nero e uno rosso. Poi ci sono anche 2 levette. Ebbene, lui gli spiega il funzionamento di questa scatola.
Dice, questi sei tassi colorati rappresentano i sei continenti, ossia Europa, Asia, Africa, Oceania, America del Nord, America del Sud. Li distingo in due, vabbè. Mentre i due tasti, quello nero e quello rosso, scoprirai da te se sarà il caso. Poi alla scatola anche due levette, da una ogni giorno uscirà un cioccolatino. Di un sapore squisitissimo, grosso solo come una caramella gommosa, ma di un sapore tale che ne sarai così estasiata da non desiderare di cibarti di altro per parecchie ore, cosa questa che ti aiuterà a perdere peso. L'altra levetta sarà la scatola a decidere cosa darti e quando dartela. Tienila, conservala, non fare sapere a nessuno che la possiedi, e ricordati che un giorno tornerò a riprenderla. E mentre Gwendy contempla questa scatola, questo Mr. Ferris è sparito. Di lui resta soltanto la bombetta nera che rotola giù per la scala dei suicidi. Ecco che inizierà questa trasformazione di Gwendy, questa ragazzina di 12 anni, che per 10 anni si troverà in possesso di questa scatola, che prima leggermente, ma poi sempre più pressantemente, farà sentire la sua presenza nella vita di Gwendy. Lei sì, ogni giorno prenderà un cioccolatino e scoprirà che in effetti la soddisfa così tanto il cioccolatino che riesce a mangiare molto meno, quindi a perdere peso molto più facilmente. E oltretutto trova acuiti molti dei suoi sensi. Non ha più bisogno degli occhiali, la sua vista è tornata ad essere di 10 decimi. È diventata velocissima nella corsa. La sua intelligenza, la sua capacità di apprendimento si sono sviluppate ancora di più. Insomma, ci sarà una trasformazione fisica, perché Gwendy diventerà, come le aveva già pronosticato Mr. Ferris, molto alta. Arriverà ad essere 1,80 m, con un fisico curato, sportivo. Diventerà la più bella della scuola, la più corteggiata, sarà anche tra le più brave della scuola. Insomma, avrà tutto lei, bellezza, corteggiatori, scusate, grandi successi scolastici. È la scatola o non è la scatola? Chi può dirlo? A un certo punto Wendy arriverà un giorno a chiedersi ma cosa potrebbe succedere se io provassi a schiacciare un tasto. E alla fine lo farà delle ricerche, delle cose, poi sceglierà quale tasto e vedremo poi quello che accadrà. Io non vi sto a raccontare tutto quello che succederà dopo. Nel 1984 Wendy sarà una giovane donna che ha compiuto un'ottima carriera scolastica, che si appresta ad acquisire delle specializzazioni universitarie, che ha davanti a sé un futuro molto promettente, una donna che è realizzata, una bella ragazza, molto corteggiata, ma che porta in sé anche dei ricordi molto dolorosi, quello che accadde dopo che schiacciò un tasto. Quello che accadde dopo che il bullo della scuola, malgrado tutto, alcuni anni dopo che lei era stata chiamata Goodyear, ripiombò nella sua vita e addirittura uccise il suo grande amore, e della reazione che lei ebbe, e i vari sensi di colpa che lei si porta appresso, come quello del suicidio della sua più grande amica. Olive, che un giorno ho deciso di salire sulla scala dei suicidi, ma non per correre, ma per suicidarsi proprio. Ebbene, quando tornerà a Mr. Ferris a riprendere la scatola, dirà che sì, è contento di come lei l'abbia gestita in questi 10 anni, che è sempre stata tenuta d'occhio, e che no, non deve farsi carico delle colpe che non sono sue. Quello che accadde quando lei schiacciò il tasto
del continente. Sarebbe successo a prescindere, perché non è stato il suo premere il tasto che ha scatenato quello che è successo, ma perché la persona in quel luogo aveva deciso di fare quello che poi fece. Olive non si è suicidata perché le due amiche del cuore avevano litigato. Si è suicidata perché Olive portava in sé un grande segreto, le molestie del padre, alle quali non riusciva più a frapporre un no, una vita pesante. Quindi neanche quella è colpa sua. Bisogna cominciare a discernere, gli dice Mr. Ferris, da quelle che sono veramente cose nostre, causate dalle nostre azioni, e cose che vanno al di là delle nostre azioni, cose che non possiamo controllare. Non è stato il tuo schiacciare il tasto che ha fatto succedere quella cosa. Quella cosa sarebbe successa a prescindere. Tu ti sei focalizzata su quella storia perché avevi scelto quel continente, ma in contemporanea erano successe cose ugualmente atroci in altre parti del mondo, ma tu hai visto quella perché la tua attenzione era puntata su quel continente e non hai notato le altre, quindi le atrocità ci sono comunque. Così come è entrata la violenza nella vita di Olive, la tua amica, senza che tu te ne accorgessi, senza che tu potessi fare alcunché, una violenza che l'ha portata a scegliere il suicidio. Insomma, Ferris le farà capire che crescere significa anche affrontare le responsabilità delle proprie azioni e valutare sempre se le cause sono dovute al nostro male agire o se in realtà sono da imputare ad altri. Non sempre quello che succede è colpa nostra, anche se molti tendono a puntare il dito contro, è colpa tua. Non è detto che sia sempre colpa nostra. Bisogna imparare a distinguere quello che è veramente sotto la nostra responsabilità e quello che altri vorrebbero far cadere sotto la nostra responsabilità. È questo un invito di Ferris. Imparare a crescere vuol dire anche imparare a prendersi carico in toto delle proprie azioni, ma di rifiutare assolutamente il carico delle azioni che non sono imputabili al nostro vivere. L'insegnamento è anche quello che quando si hanno delle mete da raggiungere. Lei all'inizio voleva perdere peso, quindi saliva questa scala di corsa tutti i giorni. Ci vuole sacrificio, ci vuole costanza, ma alla fine i risultati arrivano. Wendy non è dimagrita perché mangiava il cioccolatino. Wendy è dimagrita perché l'idea che questo cioccolatino fosse così buono le bastava per ore e ore. In realtà è perché dentro di lei c'era questa spinta emotiva a voler cambiare, a voler migliorare. Insomma, bisogna dare maggiormente ascolto alla nostra voce interiore. Noi siamo spinti a fare delle cose e allora assecondiamo il nostro istinto, quando è un istinto che ci porta a migliorare, a crescere. Questo è un romanzo che viene definito un romanzo di formazione, proprio perché King, per l'ennesima volta dimostra la sua capacità di saper entrare nell'animo degli adolescenti, di riuscire a comprendere quelli che sono veramente i passaggi difficoltosi di questa che viene definita un'età ingrata, perché non si è né carne né pesce, non si è più bambini, ma non si è neanche adulti. Il corpo è travagliato da mutamenti indescrivibili, anche dolorosi, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Non ci si riconosce, non ci si ritrova in quell'immagine che ci dà lo specchio. Ci si vede troppo alti, troppo bassi, troppo larghi, troppo secchi, troppi brufoli, pochi brufoli, troppe tette, poche tette. Insomma, non ci va mai bene niente. È come se in tutti gli adolescenti ci fosse questa smania di essere, pam, subito fatti, finiti, adulti, per non doverci pensare più. È solo quando si è adulti che si ritorna con la mente a quel momento, sì, doloroso, ma anche magico, quando da veramente, come la trasformazione della farfalla, il bruco,
diventa crisalide e poi dalla crisalide esce la farfalla. Però bisogna passare un momento di imbozzolamento, di qualcosa di incerto, di informe, per riuscire poi a spalancare delle ali colorate e mostrarsi al mondo. Certo che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, il tempo che ci impiega la crisalide nel bozzo a compiere la trasformazione. È il tempo che occorre a noi per costruire il nostro futuro, ok? Un futuro che sarà ottimale se avremo sempre la costanza di perseguire i nostri scopi e faremo anche quelli che purtroppo il giorno d'oggi sembra che non voglia fare più nessuno. Quelli che si chiamano sacrifici, che sembra una parola, come una punizione divina di fare un sacrificio, se è per un futuro più agevole e di maggiore soddisfazione, di maggiore appagamento. I sacrifici non pesano. Non bisogna farsi traviare da chi dice: oh, pensa a goderti la vita adesso, cosa te ne frega. Ma se io non costruisco le basi, quando è il momento? Su cosa la edifico poi la mia casa futura? Sulla sabbia. Ci vogliono delle fondamenta, le fondamenta che sono. Io batto sempre lì il chiodo, sullo studio, l'impegno, perché la formazione culturale, la formazione scolastica servono per permetterci poi di spiccare il volo, curare, se stessi anche da un punto di vista fisico, avere cura di se stessi, cercando di non lasciarsi andare. Tutti la sera si prendono la sbronza, ma sì, bevo anch'io, ma non c'è bisogno di bere, non c'è bisogno di intossicarsi, di drogarsi. Ci si diverte comunque e la sanità del corpo la si vede, passano gli anni, ma il fisico tiene botta. Insomma, noi dobbiamo costruirci giorno per giorno, passando attraverso anche momenti di sacrificio, questo è vero. Ma poi, come Gwendy, che è passata in 10 anni di travagli, di pensieri, perché la presenza quasi opprimente di questa scatola che doveva tenere nascosta, a volte le faceva venire addirittura degli incubi, bene, alla fine tutto questo sacrificio è servito a qualcosa, a fare di lei una donna con davanti a sé un futuro di successo, perché Gwendy molto probabilmente, come dice anche Mr. Ferris, diventerà una grande scrittrice, diventerà una persona famosa, ma grazie al suo sacrificio, cominciato da ragazzina, impuntandosi, prefiggendosi delle mete. Insomma, è questo il messaggio sotteso di questo racconto. Lo sviluppo, il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, comporta sacrifici, dolori, carichi, che però poi ci si spiegano, ci vengono palesati da quello che ci ritroviamo. Mi sono sacrificata, mi sono imposta delle cose, o come si suol dire, ho sudato sangue, ma alla fine ce l'ho fatta. Insomma, avevo fatto un pistolotto di quelli moralistiche, mamma mia, scansati proprio. E comunque, per raccontarvi questo romanzo breve o racconto lungo di Stephen King, di cui vi ridò gli estremi. Allora, La scatola dei bottoni di Gwendy, Stephen King e Richard Cheeseman, 240 pagine, casa editrice Sperling & Kupfer, sono 15,21 euro, forse prima ho detto sbagliato il prezzo, ma comunque sono 15,21 euro formato cartaceo, 9,99 formato elettronico, dati presi dal sito Amazon. Come sempre ho tolto un po' di medicazione qua davanti, dietro ce l'ho ancora per ovvi motivi, però io ringrazio chi mi ha già fatto gli auguri, grazie, grazie, sono una roccia anch'io perché tutto sommato io sono un po' la dimostrazione in versione sfigata del fatto che comunque, avendo passato la gioventù facendo tanto sport,
La mia reattività anche davanti a queste cose, tipo interventi così, è sempre abbastanza rapida, anche perché io voglio guarire e me lo impongo con la testa, quindi alla faccia di quello che mi aspetta. Per adesso anche questa è fatta. Io vi rinnovo i miei auguri per una buona Pasquetta, andate in giro, divertitevi, ma non fate che le feste siano solo ed esclusivamente un continuare ad abbuffarsi. Che poi mi devo vedere quelli che vengono intervistati al TG, che corrono come degli sfigati al parco, devo smaltire l'abbacchio de Pasqua. E non ve lo magnate l'abbacchio. Io ho mangiato, adesso vi dico il mio menù di Pasqua, dunque. A parte che io non festeggio Pasqua, quindi oggi a pranzo ho mangiato un hamburger con un pomodoro in insalata. Questa sera ho mangiato pasta in bianco e un po' di formaggio. Basta. Questo è stato il mio pranzo e cena pasquali. Perché comunque, ah no, però dopo cena mi sono mangiata un ovettino così di cioccolato, perché anch'io ho deciso che dovevo festeggiarmi. Basta, sto bene ugualmente, anzi sto benissimo. Con questo vi ridico un'altra volta, ciao e ci vediamo presto.